Allora, iniziamo queste. Allora, facciamo una settimana le ultime tre lezioni, e facciamo esercizi. Oggi faccio solo le equazioni differenziali, domani, venerdì, faccio esercizi un po' di tutta la seconda parte. Prima di iniziare con gli esercizi scelti un po' dalle dispense, volevo provare a farvi questo esercizio che non è che sia una cosa completamente nuova, né una cosa che troverete negli scritti, o meglio, diciamo, una parte sicuramente, ma magari non la parte iniziale. Allora, questo esercizio lo faccio perché appunto vi ho detto che sulle equazioni differenziali appunto ci limitiamo a fare quei tre tipi che abbiamo visto, ma ovviamente ce ne sono tante altre. Allora, vi faccio un esempio di un'equazione differenziale di un altro tipo che in realtà non è poi così diversa da quella che abbiamo visto e come si agisce in quei casi, quindi quello che vi può mancare rispetto a quello che vi ho raccontato se vi trovate di fronte a un'equazione differenziale, forse la distanza da un metodo di risoluzione non è così così tanta, anche se proprio quel tipo di equazione differenziale magari non l'avete direttamente visto. Allora, l'esempio è questo: y' uguale a x su y più y su x, c'è una condizione iniziale y1 uguale a radice di 2. Allora, chiede di trovare la soluzione e di risolvere questo. Allora, questa è equazione differenziale. Allora, la principale difficoltà all'inizio intanto è capire che tipo di equazione differenziale è. Allora, non è lineare, va bene? Non è lineare perché y su x, il termine y su x è lineare, ma il termine x su y no, perché dovete dividere per y e y è incognita. Non è neanche a variabili separabili, perché questa parte qui non è il prodotto di una funzione solo di x per una funzione solo di y. Se fosse così, allora sarebbe lineare, si potrebbe fare. Se fosse anche così, si potrebbe anche fare, perché x su y è comunque non lineare, però a variabili separabili, perché basterebbe portare la y da questa parte e in questo modo separereste la variabile y dalla variabile x. Siccome c'è la somma di queste due cose, questa equazione differenziale così non rientra in nessun tipo di equazioni che abbiamo visto. Ma si può ricondurre questa equazione a una invece che sappiamo risolvere. Quindi, come si fa? Allora, a seconda del tipo di equazione differenziale ci sono delle ricette per o risolvere con dei metodi nuovi o ricondurle a delle cose che più uno facilmente conosce. Allora, qui che cosa si fa? Si fa una sostituzione. Ovviamente la sostituzione dipende dal tipo di equazione differenziale che c'è. Quindi adesso faccio questo esempio, una tantum, e vi dico che in questo caso la sostituzione che funziona è z uguale a y su x. Bene? Quindi altri metodi o se trovate altre equazioni differenziali, l'importante è classificarla, poi o sui libri o in rete, spesso si riesce a trovare il metodo di risoluzione. Alle volte metodo di risoluzione significa solo azzeccare una sostituzione, poi diventa una equazione che magari sapete risolvere, una di quelle che abbiamo visto. Allora, attenzione, in questa sostituzione bisogna stare molto attenti, cioè x y non sono variabili allo stesso livello, cioè qui abbiamo scritto così, ma in realtà dobbiamo sempre tenere presente che y è una funzione di x, va bene? E anche qui nella sostituzione z che cos'è? È una variabile indipendente o dipendente? Cioè z è ancora una funzione? Sì, anche z è una funzione, quindi questa uguaglianza va intesa in questo modo: noi invece di trovare la incognita y di x troveremo prima l'incognita z di x. Questa è una funzione e quindi questo dovremmo in realtà scriverlo in questo modo. Alle volte si lascia perdere l'argomento, ma bisogna stare attenti perché queste sono funzioni. Allora, adesso facciamo la sostituzione, vediamo cosa viene fuori e poi da un certo punto in poi saremo capaci di farlo. Allora, effettuiamo la sostituzione solo qui dentro. Allora, facciamo prima la parte facile. Allora, x su y sarebbe reciproco di z, quindi 1 su z, e y su x è
z. Bene. Adesso la derivata prima invece come va sostituita? Non possiamo mettere direttamente z' di x, eh? Perché? Perché noi dobbiamo sostituire questo, e questa è la relazione che lega y a z. Allora, vogliamo calcolare la derivata prima di y? Allora, calcoliamola partendo dalla sostituzione che abbiamo fatto. Qui cosa dobbiamo fare? Questo apice, cosa vuol dire? Devi derivare rispetto a che cosa? Che variabile? Rispetto alla x. Allora, riscriviamo questa in questo modo, x per zx uguale a y x, e deriviamo. Deriviamo rispetto a x. Deriviamo rispetto a x. Allora, cosa succede quando deriviamo rispetto a x? Allora abbiamo la derivata di questo, che è 1 per zx, più x che moltiplica z' di x, e questa è la derivata, questa è y'. Quindi quando effettuate la sostituzione non potete sostituire solo, diciamo, appunto z, y non è uguale a z, quindi quando avete la derivata prima dovete sostituire la derivata prima, e quindi dovete esplicitare la y e fare la derivata tenendo presente che qui la variabile è la x. Bene, allora mettiamo tutto qui dentro, questa è y', quindi qui abbiamo z più x per z'. Allora, questa sostituzione in qualche modo è magica, perché alla fine, quando qui avete l'uguaglianza, c'è questa e questa che si possono semplificare. Questa semplificazione permette a questo punto di risolvere l'equazione differenziale con quello che sapete. Cioè, adesso l'equazione differenziale in z che com'è? È un'equazione differenziale, allora vogliamo scriverla, possiamo spostare il termine dall'altra parte, è un'equazione differenziale a variabili separabili. La funzione qui è 1 su x che moltiplica 1 su z. Quindi questa è a variabili separabili, quella di partenza non era variabile separabile, ma come vedete poi alla fine per ricondurla a variabile separabile è bastato fare una sostituzione. Individuare la sostituzione giusta può non essere semplice, ma in realtà questo lavoro è già stato fatto da altri, quindi se vi trovate un'equazione differenziale, spesso è suggerita anche nel metodo che spiega come risolvere, è suggerita una sostituzione. Va bene, allora adesso a questo punto inizia il vero esercizio, cominciamo da qui e cerchiamo di calcolare z. Allora, come dobbiamo fare? La separazione delle variabili, cosa ci dice che dobbiamo fare? Allora dobbiamo portare z dall'altra parte uguale a 1 su x, poi integriamo rispetto a x, allora integriamo rispetto a x, quindi qui dobbiamo scrivere in questo modo, da dove? Dal punto iniziale 1 a x, da 1 a x. Poi, se vi ricordate, qui cosa si faceva? Questo termine diventa dz, quindi si suggerisce una sostituzione, e qui come si trasformano gli estremi? Quindi qui viene z in dz, e qui gli estremi come si sostituiscono? Beh, allora, dunque, vediamo un po' qui qual è la relazione tra z e x. Per calcolare z di 1 dovrei fare y di 1 diviso 1, che z è uguale a y di x. Y di 1 è radice di 2, qui dobbiamo mettere z, dobbiamo mettere al posto di z 1, dobbiamo mettere radice di 2, quindi qui mettiamo radice di 2, qui ci mettiamo z di x, ok, e qui abbiamo l'altro che è rimasto invariato. Un po' oliato. Adesso calcoliamo le primitive, dobbiamo integrare, adesso abbiamo separato, non ci sono più equazioni differenziali, dobbiamo solo fare le integrali. Questo è molto semplice, diventa z quadro mezzi, questo andrà calcolato tra radice di 2 e zx, e quest'altro invece è il logaritmo di x. Non metto il valore assoluto perché, dunque, questa è, scusate, da 1 a x. Perché non metto il valore assoluto? Perché prima di iniziare avremmo dovuto dare un'occhiata al dominio dell'equazione differenziale. Che cosa vuol dire? Allora, voi avete l'equazione differenziale, ci sono dei termini, e se ci sono delle divisioni, come in questo caso, bisogna prevedere quello che può succedere quando x o y si annullano. Quindi,
qui, anche se non c'è scritto niente, uno che cosa prevede? Prevede che io devo, allora facciamo il piano, questo è il piano XY, il punto iniziale è 1 radice di 2, che ne so, sarà qua, 1 radice di 2. Poi che cosa stiamo cercando? Una funzione che passa per questo punto e che soddisfa questa equazione differenziale. Quale sarà l'intervallo dove sarà definita questa funzione? Dove ci interessa? Beh, allora l'intervallo va preso il più grande possibile, però senz'altro non potremo sforare sotto perché qui c'è una divisione per x e non potremo neanche passare la barriera y perché c'è sì, il contrario, diciamo, quando x uguale a 0 è questo il termine che dà fastidio, quando y uguale a 0 è quest'altro termine che dà fastidio. Quindi se cercheremo questa la funzione che stiamo cercando, la cercheremo qui dentro, la cercheremo qui dentro. Quindi la cercheremo per y maggiore di 0 e x maggiore di 0. Quindi se x è maggiore di 0 è inutile laggiù prendere quello su. Un'altra cosa che, già che ci siamo, che potremmo prevedere è che se rimaniamo in questo quadrante, come sarà la funzione? Non so come sarà l'espressione o il grafico, ma già guardando questa equazione mi accorgo di cosa? Che se x e y sono positivi, questo sarà positivo, questo è positivo, la somma è positiva, quindi la derivata sarà positiva, quindi sarà una funzione crescente, sarà una funzione crescente perché passa per quel punto, va bene? E già abbiamo un po' di idee di come potrà essere fatta questa funzione. Se verrà una funzione fatta così, già abbiamo svegliato qualcosa. Quindi sarà una funzione crescente che passa per di qua. Adesso vediamo un po' che espressione avrà. Possiamo supporre x e y, quindi anche z maggiore di 0. Allora sostituiamo, vediamo un po' che cosa succede. Zx al quadrato mezzi meno, quando mettete qui radice di 2 viene 1, uguale a logaritmo di x, quando avete sostituito. Bene, allora adesso la parte differenziale e anche integrale è finita, adesso bisogna solo sostituire, bisogna esplicitare la, l'incognita, cioè z, e poi alla fine bisognerà trovare anche y. Allora, che cosa facciamo? Allora, continuo da qui. Allora, dobbiamo cercare di estrarre la z di x, allora buttiamo tutto dall'altra parte, e quindi avremo z di x al quadrato uguale a, allora l'uno dall'altra parte diventa logaritmo di x più 1, poi moltiplichiamo tutto per 2 e quindi otterremo una cosa così. Adesso nel togliere la radice, dobbiamo prevedere, scusate, nel togliere il quadrato dovremmo mettere la radice, però dobbiamo prevedere entrambi i segni. Quindi togliamo il quadrato, mettiamo la radice. E quindi qui avremo due possibilità, o più o meno. Vediamo un po' che cosa succede quando ci mettiamo y, cioè z1 uguale a radice di 2, deve accadere, quindi quando qui mettiamo 1, qui diventa più o meno radice di 2. Siccome abbiamo detto che dobbiamo stare in questo quadrante, insomma bisognerà prendere il segno più. Bisognerà prendere il segno più. Quindi qui si prende il segno più. E a questo punto è quasi fatta perché adesso la z è più radice, ma z è uguale a y su x, quindi per ottenere y basta moltiplicare per x. Bene, perché la sostituzione iniziale era z uguale a y su x. Bene, allora questa è la soluzione, come vedete è una funzione crescente, perché? Perché questa è una funzione crescente, anche questa è una funzione crescente positiva, quindi anche il prodotto è crescente, se le due funzioni sono positive. Un'ultima osservazione, vabbè, è crescente per x che tende a più infinito, tenderà a più infinito, se è richiesto, e forse un'altra informazione interessante è qual è questo intervallo di definizione. Qui avevamo detto poteva essere diciamo 0 più infinito, però se guardiamo con più attenzione non è 0 più infinito. Qual è l'intervallo? Diamo un po' un'occhiata al dominio di questa roba qui. Quando è che questa roba qui è definita? L'argomento della radice deve essere maggiore di 0, cioè il logaritmo di x più 1 deve essere maggiore o uguale a 0, quindi
Quindi questo vuol dire che logaritmo di x deve essere maggiore o uguale a meno 1, che vuol dire x maggiore o uguale di 1 su e. Quindi alla fine il disegno che corrisponde al grafico di questa funzione è una funzione crescente, passa per questo punto, sarà una cosa così, però qui diciamo non arriva fino a 0, ma si ferma in 1 su radice di e. È definita da 1 su radice di e in poi. Bene? E questa è la soluzione. Ok? Quindi questo è un esempio di equazione differenziale che non abbiamo fatto, ma come vedete poi alla fine la fatica poi per risolverla è minima, perché se uno sa la sostituzione lo riconduce a una cosa che avete visto. Poi volevo fare questo. Allora, questo è l'esercizio 33. Allora, alle volte metto la x, la dipendenza della x dalla y, alle volte no. Se non lo faccio è un po' per pigrizia, ma in realtà andrebbe sempre messo per ricordarsi che la y non è una variabile ma è una funzione di x. Che cosa bisogna fare qua? Bisogna calcolare il limite per x che tende a più infinito di y di x su y. Bene, allora cerchiamo prima, allora classifichiamo l'equazione differenziale, un'equazione differenziale non lineare. A parte l'esempio che abbiamo visto prima, che è un esempio così appunto che vi volevo fare, un'equazione differenziale non lineare, non direttamente a variabili separabili, questa è a variabili separabili, anche se termine qui non è scritto nella maniera più conveniente, perché qui dobbiamo ritrovare il prodotto di due funzioni, una funzione di x e una funzione solo di y. Così come è messo non è scritto bene. Allora, che cosa bisogna fare? Allora, bisogna scriverlo in forma di prodotto per iniziare il procedimento e bisogna ricordarsi le proprietà degli esponenziali. Questa roba qui si può scrivere anche così, e alla 2x diviso e alla 3y di x. Bene, quindi prima fatica fare questo. Adesso le due funzioni ci sono, cioè questa funzione che dipende solo da x è 1 su 3y di x, che invece è una funzione che dipende solo da y. In questi casi bisogna anche guardare subito le eventuali soluzioni stazionarie. Vi ricordo che le soluzioni stazionarie sono quelle che quei valori costanti che sostituite da y annullano la funzione che dipende solo da y. Qui la funzione che dipende solo da y è 1 su un esponenziale, che ovviamente non può annullarsi mai, quindi non ci sono soluzioni stazionarie. Ok, allora facciamo subito anche, quindi, anche questa è una variabile separabile, allora possiamo prendere questo e portarlo dall'altra parte, possiamo anche scrivere direttamente la funzione da integrare. Allora, quando portate dall'altra parte ci avete y', poi diventerà dy, mettiamo subito dy, e quindi da quest'altra parte invece avrete e alla 2x in dx. Attenzione, se saltate questo passaggio ricordatevi che qui la variabile di integrazione è x, quindi lì bisogna mettere gli estremi che dipendono da x, che la x è questa, adesso qui coincidono quindi non sembra che ci sia tutta questa differenza, ma qui bisogna mettere questa x qua, quindi da 0 a x, e qui invece bisogna mettere da y0, cioè da questo valore a y di x. Bene? Bene, allora facciamo le primitive. Allora, le primitive di e alla 3y non è e alla 3y ma e alla 3y diviso 3. Questo andrà calcolato tra 0 e y di x. E la primitiva di e alla 2x ovviamente è e alla 2x diviso 2 tra 0 e x. Bene, allora sostituiamo. Allora viene e alla 3x di x
terzi meno un terzo, poi qui sostituiamo anche quest'altro e alla 2x mezzi meno un mezzo. Qui la parte sull'equazione differenziale è finita, anche l'integrale è stato risolto, adesso bisogna solo esplicitare. Nel processo di esplicitazione state attenti alla invertibilità delle funzioni che ci sono di mezzo. Allora, portiamo questo meno un terzo dall'altra parte, quindi e alla 3y, x terzi, verrà e alla 2x mezzi, qua bisognerà fare un terzo meno un mezzo, un terzo meno un mezzo fa meno un sesto, quindi quando portiamo di là qua viene meno un sesto. Ok, poi moltiplichiamo tutto per 3, allora viene 3 e alla 2x mezzi meno un mezzo, e poi bisogna fare il logaritmo e dividere anche per 3. Allora facciamo questa operazione tutta ad un botto. Allora un terzo logaritmo di questa robaccia qua e alla 2x mezzi meno un mezzo, va bene? Ecco. Adesso il vostro compito non è finito, perché qui chiedeva di calcolare il suo limite. Allora calcoliamo il suo limite. Di solito poi i limiti da che vengono chiesti non sono delle cose proprio impossibili. Allora vediamo un po' y di x su x, facciamo un'analisi asintotica. Allora, quando x tende a più infinito, ovviamente questo termine tende a più infinito, qui c'è meno un mezzo, quindi tra questi due sceglierei questo termine come termine principale, quindi scriviamo un terzo logaritmo di 3 mezzi e alla 2x, diviso x, il logaritmo di un prodotto è il logaritmo, la somma dei logaritmi, e il logaritmo di a alla 2x viene 2x. Allora viene 2x più il logaritmo di 3 mezzi, questa roba qua. Bene, allora a questo punto tenete conto che dobbiamo fare il limite per x che tende a più infinito. Quando fate il limite per x che tende a più infinito, qui avete un rapporto, c'è questo un terzo davanti, quindi viene 2x terzi diviso x a più infinito 2 terzi. Bene. Poi 29. Vediamo quest'altro. Allora vediamo questo. Ah, qui chiede il limite per x che tende a più infinito. Allora, c'è l'altra parte. Allora, equazione differenziale, qui non ci sono problemi particolari per il riconoscimento, perché è a variabili separabili, non lineare. Le eventuali soluzioni stazionarie sono quelle che i valori costanti di y che annullano questo fattore qua, quindi se volete trovare soluzioni stazionarie, che cosa dovete fare? Ricordatevi che le soluzioni stazionarie provengono dal fattore per cui derivate, quando dividete,
Se dividete dovete prevedere che quel termine può essere uguale a 0. Se è uguale a 0, vi dà quel valore, vi dà la soluzione stazionaria. Quindi qui per vedere le soluzioni stazionarie dovreste risolvere l'equazione 2e alla meno y meno 1 uguale a 0, che si risolve facilmente, portate l'1 alla parte, il 2 sotto, e alla meno y uguale a 1/2, fate il logaritmo, meno y uguale a logaritmo di 1/2, il meno portate dall'altra parte, lo mettete dentro il logaritmo cambiando il verso della frazione, e quindi vi viene y uguale a logaritmo di 2. Questa è la soluzione, è una soluzione stazionaria, anzi l'unica soluzione stazionaria. Il punto di partenza qui non è il logaritmo di 2, quindi la soluzione non è quella stazionaria, però vedremo che poi la soluzione stazionaria ha a che fare con la soluzione che stiamo cercando. Questa è la soluzione stazionaria. Allora, adesso vediamo un po' di risolvere sta roba. Dunque, dobbiamo separare le variabili. Allora, scriviamo subito la soluzione in forma integrale. Allora, qui abbiamo dy e qui abbiamo 2e alla meno y meno 1. Poi qui dall'altra parte ci avete x quadro in dx, e poi ci mettiamo gli estremi di integrazione, qui ci mettiamo quelli rispetto a x, cioè 0x, e qui ci mettiamo invece quelli rispetto a y, logaritmo di 3 x in dx. Bene? Ok, allora adesso prima facciamo la primitiva di questo. Allora, qui quando avete una primitiva del tipo esponenziale, poi qui c'è una costante e sopra non c'avete niente, quello che vi conviene fare è moltiplicare per, in questo caso, e alla y sopra e sotto. Questo è un metodo, poi diciamo. Quindi proviamo solo a fare la primitiva di questo. Una possibilità sarebbe quella di fare la soluzione e alla y uguale a t, ma se volete risparmiarvela potete moltiplicare per e alla y sopra e sotto, quindi avete questa roba qua. Allora, perché questa moltiplicazione? Perché così guadagnate un esponenziale al numeratore. Questa sembra più semplice di questa, ma in realtà per integrare è più facile questa forma, perché adesso potreste portare la y dentro il differenziale e guadagnare dentro il differenziale una variabile conveniente. Questo non c'è niente da portare dentro, e la variabile non è quella giusta, quindi o cambiate variabile mettendo e alla y uguale a t, fate tutti i passaggi, oppure fate questa cosa e poi la sostituzione la costruite nel differenziale. Allora, quindi qui viene, mettendo dentro il differenziale, viene 1 su 2 meno e alla y de e alla y. C'è anche un segno da aggiustare. Il segno, siccome tutte queste operazioni sono lineari, potete moltiplicare per più o meno 1. Quindi potete cambiare segno dentro, però dovete cambiare anche segno fuori, in maniera tale da non variare l'integrale. E poi se volete anche il più 2, qui c'è un, se volete anche il più 2, quello lo aggiungete senza problemi. Ecco, una volta fatto così, la primitiva sarà logaritmo del valore assoluto di questo, e il meno sarà davanti. Quindi, dopo l'integrazione, qui otterrete, allora, la primitiva di questo è meno logaritmo di valore assoluto di 2 meno e alla y. Bene, qui avete la variabile, questo meno lo dovete tenere, e questo andrà valutato tra logaritmo di 3 e y di x. Adesso qui accendiamo il testo, poi ricordiamoci, dobbiamo fare il limite per y dipende da tutto. Allora, non abbiamo ancora integrato questa, ma questa si fa facilmente. Qui verrà x cubo terzi tra 0 e x. Bene, allora vediamo un po' che cosa viene fuori. Allora, sostituiamo
e nemmeno logaritmo di 2 e alla y di x. Poi quando ci mettiamo al logaritmo di 3, che cosa succede? E alla logaritmo di 3 fa 3, 2 meno 3 fa meno 1, con valore assoluto viene 1, quindi fa 0 la parte. Qui da quest'altra parte, quando sostituite, viene x al cubo terzi e poi l'altro termine viene 0, quindi viene semplicemente x al cubo terzi. Bene? Se ci sono domande, mi raccomando, fermatemi. Sì. Devo sostituire il logaritmo di 3 qui dentro, e al logaritmo di 3 fa 3, 2 meno 3 fa meno 1, logaritmo di valore assoluto meno 1 è 0. Quindi la parte qui che dovevo sottrarre vale 0. Allora, adesso vediamo un po' di esplicitare tutto. Allora, possiamo fare questa operazione, portare il meno dall'altra parte, togliere anche il logaritmo e tenerci l'esponenziale. Quindi otterremo 2 meno e alla y di x uguale. Allora attenzione, qui l'ordine tra le operazioni è importante, cioè il meno più esterno che va dall'altra parte e poi dovrò fare l'esponenziale, quindi qua verrà e di meno x cubo terzi. Bene? Alla terza. Ok, adesso devo togliere il valore assoluto. Allora, quando fate questa operazione, il valore assoluto non è una funzione invertibile su tutto il dominio, quindi già ne avrete più espressioni, in particolare avrete un segno diverso. Allora abbiamo 2 meno e alla y di x uguale a più meno e alla meno x al cubo terzi. Quando togliete il valore assoluto dovrete prevedere che questo possa avere uno, entrambi i segni. Per scegliere quale biforcazione prendere si sostituisce il valore iniziale, che era che in 0 doveva valere il logaritmo di 3. Quando mettete 0 qui dentro, mettete x uguale a 0, qui ottenete più o meno 1. Quando mettete y uguale al logaritmo di 3 qui dentro, ottenete, come dicevamo prima, meno 1. Per ottenere l'uguaglianza, quindi qui bisogna prendere il segno meno. Bene? Quindi tra i due rami si sceglie quello negativo per rispettare la condizione iniziale. Ok, allora adesso a questo punto possiamo, qui c'è un meno, possiamo portarlo all'altra parte, quindi viene 2 più e alla meno x cubo terzi. E da questa parte invece avete e alla y di x. Bene, questo va di là, questo va di qua, questo va di tutto, e quindi a questo punto possiamo fare anche il logaritmo e trovare y di x. Logaritmo di 2 più e alla meno x cubo. Bene. Allora, il limite che era richiesto era per x che tendeva a più infinito, va bene? Un limite assolutamente indolore, perché quando x tende a più infinito questo va a 0 e vi rimane logaritmo di 2, quindi quando x tende a più infinito ottenete il limite logaritmo di 2. L'ho cancellato, ma logaritmo di 2 era la soluzione stazionaria, quindi vuol dire che la soluzione, partendo da quel valore iniziale, logaritmo di 3, alla fine comunque più infinito converge verso la soluzione stazionaria. Questo è un comportamento che spesso si vede in questo genere di cose. Quindi la soluzione stazionaria non c'entra con questa equazione, ma ha qualcosa in comune con questa soluzione. Tenete presente che anche variando un po' la condizione iniziale cambierà un po' l'espressione, però alla fine il limite sarà comunque logaritmo di 2. Quindi questa soluzione stazionaria si chiama anche e si dice anche attrattiva rispetto alle soluzioni di condizioni. Può chiedersi se per quel punto passerà una e una sola curva. Adesso vediamo un esempio dove questo non accade. Allora, la soluzione, l'equazione è abbastanza semplice, però ha questo comportamento che è un po' inusuale. Uh,
Allora, l'equazione è questa. Allora, è già variabili separate, cioè già con le variabili separate, quindi è proprio facile. Basta adesso integrare. Allora, qui avremo y in dy è uguale a 1 in dx. Qui lo fate da 0 a x e qui lo fate da 0 a y di x. Poi, quindi qui la domanda è quante sono le soluzioni di questo sistema, di questo problema. Oppure trovare le soluzioni di questo. Quindi quando dovete cercare una soluzione non è detto che la soluzione sia unica. Adesso in questo esempio, per esempio, ce ne sono due. Allora, facciamo la primitiva, viene y quadro mezzi, la primitiva di questo. Questa va valutato, scusate, devo mettere questo, tra 0 e y di x. Accendiamo i resti dell'esercizio precedente. L'altra, invece integrata, vi dà x, 0 e x. Quindi sostituendo ottenete y quadro di x mezzi uguale a x. E quando tentate di trovare la y, come è accaduto in precedenza, trovate il problema di invertire la funzione qua, il quadrato, no? Allora, quindi qui che cosa succede? Fate il quadrato, però dovete prevedere se è il segno più che il segno meno. In questi casi quello che accade è che uno dovrebbe verificare la condizione iniziale, ma la condizione iniziale in questo caso è soddisfatta da entrambi i segni, sia il più che il meno. Quindi vuol dire che le soluzioni sono tutte e due, cioè sia quella y di x uguale alla radice di 2x, sia quella col meno. La situazione, se volete graficamente, è la seguente: y di 0 uguale a 0. Quindi da qui, secondo, se uno fa un po' il grafico se uno dà un po' un'occhiata, beh, diciamo qui uno dovrebbe avere che y' uguale 1 su y, no? Allora da qui già, tenendo conto che il segno della derivata per y maggiore di 0 sarà positivo, quindi qui sarà crescente, in questa zona qui sarà crescente la funzione, qui, nel primo quadrante. Se invece y è negativo, cioè sotto, la funzione sarà decrescente. Quindi già da questa situazione si poteva un po' prevedere che la soluzione doveva essere doppia o comunque non unica. Quindi da qui la funzione, diciamo, se parte con questa direzione qui, continuerà a essere crescente, infatti fa una cosa così, che radice. Se invece può anche partire verso il basso, perché non ci sono, rispetto a comunque l'equazione differenziale, qui sarà decrescente e avete l'altro ramo della radice. Bene, quindi qui, da qui partono due soluzioni. Va bene, quindi qui ci sono due soluzioni. Questo era il 21, poi il 18. Andiamo indietro. Allora, questi erano un po' di esempi di equazioni differenziali alle variabili separabili. Adesso vediamo qualche esempio di equazione differenziale lineare. Allora, questo genere di esercizi, diciamo, è un esercizio, diciamo così, del secondo livello. Secondo livello cosa vuol dire? Allora, io ti ho dato una procedura da seguire. In questo esercizio dove c'è parecchia roba, il
consiglio è non fare tutto quello che è stato richiesto dall'algoritmo, ma fare solo quello che serve, perché se voi, qui la domanda non è trova la soluzione, qui la domanda è calcola il limite, che è più semplice, perché vi chiede non l'espressione della y di x, ma un'informazione di quella cosa. Quindi l'equazione all'inizio è data provocatoriamente con un sacco di roba per scoraggiare il metodo faccio tutto e poi scelgo quello che mi interessa. Allora, allora vediamo un po' come si imposta questa cosa qua. Allora, uno si ricorda un po' di teoria. Allora, la teoria dice che bisogna prima risolvere il problema omogeneo, cioè pensando che questo sia zero, e si prende il polinomio caratteristico, che in questo caso è z alla quarta meno 1 uguale a 0. Ovviamente abbiamo fatto i numeri complessi, in questo caso i numeri complessi servono perché noi dobbiamo adesso risolvere l'equazione z alla quarta uguale a 1. Tutte queste equazioni con polinomio caratteristico vanno risolte in C, va bene, non solo in soluzioni reali. Allora 1 e meno 1, si, le soluzioni 1 e meno 1 si vedono ad occhio e ovviamente se uno si ricorda che questi sono i vertici di un quadrato e le altre due soluzioni saranno per forza i e meno i. Quindi le soluzioni sono 4 distinte, tutte con molteplicità 1. Allora quindi cosa vuol dire? Vuol dire che y0 di x, la parte omogenea, come è fatta? Attenzione, in questo tipo di esercizio noi della soluzione che dobbiamo cercare, per adesso impostiamo solo la forma dell'equazione. Poi se sarà necessario cercheremo dei coefficienti, ma solo, è meglio all'inizio lavorare solo con la forma per capire poi nella forma che ottenete che cosa vi interessa in particolare. Allora, la parte omogenea appunto è una combinazione lineare di tutte le di quattro funzioni che associate a questi numeri. Al numero 1 associate e alla x, al numero meno 1 associate e alla meno x, a i e meno i, alla coppia i e meno i associate le funzioni trigonometriche seno di x e coseno di x. Questo è quello che dice l'algoritmo di risoluzione. Queste costanti, questo è importante capirlo, non sono costanti da determinare in quanto soluzione di questa equazione differenziale, ma sono i parametri che vi danno le infinite soluzioni della parte omogenea. Al limite queste costanti dovranno essere cercate se volete imporre questa condizione, ma per adesso scriviamo tutto qua. Allora, questa è la forma della parte omogenea. Adesso vediamo un po' la soluzione particolare. La soluzione particolare qui è somma di due cose. Vi ricordo che la soluzione particolare, bisogna guardare la funzione e dalla funzione dovete a ciascun tipo, qui c'è un esponenziale sommato con un polinomio. Quindi dovete applicare l'algoritmo per cercare la soluzione particolare a questa funzione e a quest'altra funzione. Se vi ricordate l'algoritmo, a questa funzione qui bisogna associare il numero meno 2, a quest'altra funzione qui si associa il numero 0 perché è un polinomio. Va bene, allora dati questi numeri possiamo impostare la soluzione particolare. Allora y asterisco 1 sarebbe quella relativa all'esponenziale. Che forma avrà questa soluzione particolare? La soluzione particolare, guardiamo meno 2 nel polinomio caratteristico, non è soluzione, quindi vorrà dire che dovrà essere un esponenziale dello stesso tipo e davanti l'x alla m non c'è perché m è 0 e poi dovrei moltiplicare anche per un polinomio generico dello stesso grado di quello che sta qua. Il polinomio qui generico è di grado 0 e quindi tu ci metti polinomio generico di grado 0, cioè una costante a. Questa costante qua è molto diversa da queste, bene? Queste costanti qua, se noi vogliamo trovare la soluzione che stiamo cercando, la dovremo trovare. Queste invece sono parametri che danno l'infinitezza del numero di soluzioni. Allora, questa è la soluzione particolare di questo pezzo qui. Vediamo invece la parte del polinomio. Allora, la parte del polinomio, y asterisco 2,
di x che forma deve avere? Allora, numero da associare è 0, 0 non è soluzione del polinomio caratteristico, quindi la molteplicità è 0, l'esponenziale non c'è, la funzione trigonometrica manco, quindi sarà ancora un polinomio dello stesso grado di questo. E quindi qui ci mettete un generico polinomio dello stesso grado. Adesso la procedura, va bene, prevede che se non vengono richieste queste, tu vuoi trovare la soluzione, dovresti trovare sia A sia B che C, va bene? Prima di impostare questo lavoro non è detto che sia necessario farlo, cioè non è detto che per rispondere a questa domanda tu debba calcolare A, B e C. Quindi, e siccome è meglio lavorare con le lettere piuttosto che con i numeri, cerca intanto di impostare questa condizione e anche questo, così vedi poi qual è la costante che ti servirà. Allora, y di x diviso x quadro. Allora, y di x è la somma di tutte queste cose. Allora, scriviamola. C1 è alla x, più c2 è alla meno x, 3 seno di x, più c4 seno di x. Questa è la parte omogenea e poi c'è anche questo, più a è alla meno 2x. Questa è la prima e ultima volta che scriviamo questa soluzione, perché poi lavoreremo sempre con questa lunghissima espressione. Bene, allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo imporre che il limite faccia 0. Bene, allora, quando facciamo il limite, che cosa accade? Allora, questo va a 0 di suo. Questo va a 0 di suo. Questo su questo va a 0, perché è una funzione limitata su x quadro. Quindi questo va a 0. Non mi interessa sapere quanto vale c3, perché qualunque valore abbia c3, questo su questo farà 0. Questo anche C2 non mi interessa sapere quanto vale, non mi interessa determinarlo, anzi non è che non mi interessa determinarlo, la condizione mi dice che quello è un parametro libero, non verrà determinato. Questo su questo va a 0, questo su questo va anche a 0. Quando fate il limite anche questa parte qui, x più c su x quadro, qualunque sia b e c andrà a 0 automaticamente. Qual è quindi questa condizione in realtà, che cosa ti sta dicendo? Che questi termini qui vanno automaticamente a zero. Quello che non va a zero è questo. C1 è alla x diviso x quadro, se C1 è diverso da zero, andrà a più infinito se C1 è maggiore di zero, a meno infinito se C1 è minore di zero. Allora, qui dice che deve essere uguale a zero, e allora l'unica possibilità è che C1 sia esattamente zero. Quindi questa condizione qui, imposta con questa cosa qua, senza calcolare A, B, C e mettersi a fare calcoli con C1, vi dice che C1 deve essere uguale a 0. Quindi C1 deve essere uguale a 0. Bene? Allora, adesso abbiamo impostato la condizione. Bene? Adesso chiede, invece, quanto fa, se y su x quadro fa 0, quanto fa y su x? Allora, y su x, riguardiamo un attimo quanto fa y su x. Y su x, adesso questo qui non c'è più, non c'è più perché questo è stato imposto come condizione. Riguardiamo tutto il resto, lo stesso identico ragionamento vi dice automaticamente questo va a 0, questo va a 0, questo va a 0, A non mi interessa saperlo perché tanto andrà a 0, C su x va anche a 0, Bx su x invece per x che tende a più infinito tende a B. Quindi quando x tende a più infinito tende a b. Quindi questo cosa vuol dire? Che l'esercizio non ti chiede di calcolare a, b e c, ma manco c1, c2, non dice questo, dice che vuole calcolare b, solo b. E quindi noi adesso d'ora in poi calcoliamo solo b, perché b è la risposta dell'esercizio. Allora, come facciamo a calcolare b? Quindi questo lo lasciamo perdere, non ci interessa calcolarlo, vediamo questo qui dentro. Dobbiamo sostituire. Anche qui uno dice la derivata quarta, dovrò fare un sacco di conti. Ma scusa, è un polinomio di primo grado. Cosa succede a un polinomio di primo grado quando la derivi più di due volte? Fa zero, no? Quando prendete questo, per calcolare b, che cosa bisogna fare? Bisogna prendere bx più c e verificare che questa sia una soluzione. Lo sostituisci qui dentro, la derivata quarta fa zero, senza fare tanti calcoli. Quindi quello fa zero. Poi meno y di x, quindi ti chiede di riportare questo, quindi meno bx più c, questo è y,
deve essere uguale a che cosa? Attenzione, questa qui è la y asterisco 2, quindi stiamo parlando di questa parte qua. E quindi questa deve essere uguale a 6x meno 7. Va bene? E quindi questa che cosa vuol dire? Vuol dire che b è uguale a meno 6. Quindi b è uguale a meno 6. Quindi la risposta all'esercizio è quel limite fa meno 6. Bene? Quindi la risposta qui alla fine è meno 6. Va bene? Attenzione, poi rivedendo un po' l'esercizio, anche il calcolo di C era praticamente immediato. Forse il calcolo di A sarebbe stato un po' più laborioso, ma era una cosa che si poteva fare a meno di fare. Domande su questo? Pochi conti, però. Questo è pochi conti. Classicamente questi esercizi, sapete come si danno, invece di dare queste condizioni con i limiti, si dice la derivata, la funzione nel punto del valore tot, la derivata prima del valore tot, la seconda del valore tot, il terzo. Quindi ti viene un bel sistema di quattro equazioni in quattro incognite, bene, però quelli ve li fate voi, perché io non li voglio fare. Se posso non li faccio. Allora, vediamo il 17. Però si trasmette in media. Allora, silenzio. So che voi volete fare tutti i passi dell'esercizio, vi sto consigliando di fare solo quelli che servono. Allora, questo esercizio qui è ancora più subdolo, va bene? Per non dire altro. Pure. Dopo di media, esercizi subdolo. L'idea è molto simile a quella dell'esercizio precedente, ma più subito. Perché qui quelle famose condizioni che io vi dicevo ci stanno. Però non bisogna fare la limite x che tende a più infinito e alla meno x. Allora, questo esercizio è... Adesso lo facciamo e capirete dove sta... così la cattiveria. Allora, quindi è lineare esattamente come prima. Il consiglio qual è? Tanto impostate la forma e la soluzione, date un'occhiata a quello che viene richiesto e fate solo quello che viene richiesto, non fate cose in più, va bene? Allora, il polinomio caratteristico qui è z quadro più 2z più 1. E qui è z più 1 al quadrato uguale a 0, quindi abbiamo una soluzione meno 1 doppia, meno 1 soluzione molteplicità. Quindi y di x. Allora scriviamo per adesso la parte omogenea. La parte omogenea è data da una combinazione. Allora, dunque, cosa si fa qui? Al meno 1 si associa la funzione e alla meno x, ma anche x e alla meno x per costruire la base. E quindi qui bisogna metterci, mettiamolo un po' più in basso, bisogna fare una combinazione lineare di queste due cose. Visto che dobbiamo fare una combinazione lineare, direi di mettere questo e alla meno x in evidenza e fare c1 più c2 x. Questa è la parte omogenea, poi dobbiamo completarla con il resto. Poi ci sono queste due parti, anche qui sarebbero due funzioni. Adesso facciamolo velocemente. Allora, qui si associa il valore 1, va bene? E qui invece si associa 0. E quindi qual è la forma delle soluzioni? Allora, possiamo metterla qui direttamente senza fare tanti discorsi. Allora, per questa parte qui
né 1 né 0 sono soluzioni, quindi bisogna solo imitare il tipo di funzione che c'è qua. Sarà ancora un esponenziale per una costante, che è esponenziale per un polinomio di grado 0. E questa parte qui, questa è una costante, è un polinomio, 0 non è soluzione, devi metterci un polinomio dello stesso grado, e quindi devi metterci una costante. Quindi più. Va bene? Allora, questa è la forma. Ora, A e B si potrebbero determinare sostituendo A e la X qui dentro, imponendo che sia uguale a 8 alla X. Anche B si dovrebbe determinare. Poi, con queste condizioni iniziali, si potrebbero anche determinare C1 e C2, va bene? Questo è, diciamo, il lavoro sequenziale, ma prima di fare queste cose, che sono cose noiose, va bene, bisogna controllare quello che viene richiesto. Se la domanda ti chiede di fare questo limite, tu fai il limite, imposta il calcolo del limite e cerca di capire di tutta questa roba qui che dovresti calcolare, se fai l'esercizio sequenzialmente, qual è quella che ti serve, va bene? Imponiamo questo limite. Allora scriviamo e alla meno x per y di x. Allora scriviamo, quindi qua verrà e alla meno 2x c1 più c2x più a più b e alla meno x, e sta chiedendo x che tende a più infinito. Quando x tende a più infinito, va bene? Quando x tende a più infinito, questa parte qua andrà sicuramente a 0, qualunque sia C1 e C2. Quindi C1 e C2, che dipendono da queste due condizioni qua, non si devono calcolare, sono inutili. Se tu le calcoli non è che sbagli, ma fai una cosa che non ti è richiesta, va bene? Va bene? Quindi questi dati qua, perché quindi l'esercizio è subdolo? Perché dà più dati di quelli che sono necessari, va bene? Questa roba qua potevo anche non scriverla e l'esercizio sarebbe andato liscio lo stesso, va bene? Te le metto lo stesso perché così ti imponi, va bene, di fare in questo modo piuttosto che fare tutto sequenzialmente. Se poi lo vuoi calcolare anche C1 e C2, vabbè, lo fai i tuoi, però se sbagli. Allora, quindi C1 e C2 non le dobbiamo calcolare, perché tanto quando faremo il limite, che è quello che è richiesto, questa roba qua andrà a 0. Questa roba qui anche andrà a 0, quindi anche B è inutile. B non bisogna calcolarlo. L'unica cosa da calcolare è A, va bene? Quindi qui il limite, al limite, questo farà A, e quindi l'unica cosa che ci serve è A. Quindi di tutta quella procedura che dovremmo seguire, se la domanda fosse in realtà più cattiva, cioè calcola y di x, quella è una domanda cattiva che ti costringo a fare tutti i conti, va bene? Invece io ti chiedo solo questa parte, e quindi quello dobbiamo determinare è solo A. Allora, come si determina A? Allora, A basta sostituire qui dentro. Allora dobbiamo fare, la derivata seconda di A e X. La derivata seconda, allora, facciamo una cosa che avevo già detto. Quando dovrete sostituire A alla e X qui dentro, è chiaro che tutte le derivate saranno E alla X, no? Con il coefficiente A moltiplicato davanti. Quindi potete, fin dall'inizio, nella sostituzione, raccogliere E alla X. Quando farete la derivata seconda, verrà la derivata seconda di questo è A per E alla X, la derivata prima è A per E alla X, quindi più 2A. Anzi, se volete, anche tutto quanto si poteva mettere, mettiamo anche A in evidenza. Allora viene 1 più 2 più 1, 1 più 2 più 1 uguale a 8 e alla x, solo a quella parte lì, 8 e alla x. Non dovete mettere anche il polinomio, il polinomio dovreste mettere solo il polinomio se volete calcolare b. E alla x lo semplificate e a sarà uguale a 8 diviso 4, 2. Bene? Questi sono i conti che piacciono a me. 8 su 4, 2, senza problemi. Quindi l'esercizio qui alla fine la risposta è 2.
Allora, vediamo quest'altro. Allora, qui non dice di risolvere l'equazione differenziale, ma dà un certo numero di funzioni e chiede quale di queste è una soluzione. Allora, mettiamo un po' queste. Allora, chiamiamo y1 questa e alla x2x3, poi c'è y2 uguale a e alla x alla quarta meno x, 3 e alla x alla quinta più 2, 4 e alla x2x alla quarta più 3. Bene? Allora, qui chiede una cosa più semplice. Dice di calcolare le soluzioni, che in realtà qui le soluzioni sarebbero infinite. Bene, sarebbero infinite soluzioni. Mi chiede quali tra queste, quali sono soluzioni di questa equazione qua. Quindi, una prima possibilità potrebbe essere questa. Diligentemente uno prende ciascuna, lo sostituisce lì dentro e verifica se vale l'uguaglianza. E lo fa per tutte quante, quella per cui varrà l'uguaglianza, quella è una soluzione. Metodo semplice, però che implica un sacco di calcoli. Perché? Perché qui c'è una, qui nei calcoli precedenti, per esempio quando dovevamo sostituire a e alla x, quando dovevamo sostituire le derivate successive erano facili da calcolare. Ma quando avete un esponenziale per un polinomio, è un prodotto, e quando dovete fare le derivate, derivate sono complicate da fare, cioè complicate, non sono impossibili, ma vengono fuori un sacco di cose. Allora, come si può fare? Allora, uno usa la teoria per risolvere, per risparmiare calcoli si usa la teoria. Allora, gradirei un po' di silenzio. Allora, un po' di teoria. Qual è la teoria così profonda che uno vi chiede? È sempre la stessa identica cosa. Tu dell'equazione intanto imposta la forma della soluzione e poi vedi la soluzione impostata se è coerente con le funzioni che sono qui elencate. Se nella la forma della soluzione dice la soluzione dovrà essere con questi termini qui, va bene? Se qui ci sono dei termini che non ci stanno nella forma soluzione, quella sicuramente non è una soluzione. Allora, qual è la forma che dovrà avere questa soluzione? Allora, guardiamo il polinomio caratteristico. Z quadro meno 2z più 1. Questo è z meno 1 al quadrato. E quindi qui abbiamo 1 con molteplicità 2. E quindi y di x che forma ha? Allora, qui cosa bisogna mettere? Qui come prima associamo e alla x e x e alla x. E allora qui dobbiamo mettere C1 e alla I, anzi facciamo come prima che raccogliamo, C1 più C2X. Bene? Questa è la parte omogenea. Qui c'è un'unica soluzione, un'unica funzione, quindi impostiamo anche la forma. Qui che numero associamo? Qui il numero da associare purtroppo è 1. Perché dico purtroppo? Perché 1 è anche soluzione del polinomio caratteristico, la molteplicità è anche 2. Quindi questa cosa vuol dire? Vuol dire che la forma della parte della soluzione particolare com'è? Allora, intanto x alla m questa volta c'è, ed è x al quadrato. X al quadrato per e alla x, quello c'è. E poi bisogna mettere un generico polinomio di secondo grado. Allora mettiamocelo ax quadro più bx. Bene. Allora, guardiamo questa. Allora, attenzione, qui innanzitutto la soluzione particolare, qui a, b e c, per trovarli dovremmo sostituire, ma capite che la sostituzione implicherebbe tanti calcoli. Allora, prima di sostituire, vediamo se è necessario veramente.
Comunque sia, A, B e C non potranno essere tutti 0, va bene? Non potranno essere tutti 0, perché se qui A, B e C sono tutti 0, vorrebbe dire che la soluzione 0 è una soluzione particolare. E qui se sostituite 0, non trovate che va l'uguaglianza. 0 meno 0 più 0 non è uguale a questo. Quindi non sappiamo ancora niente di A, B e C, ma sicuramente non sono tutti nulli. Oh, guardiamo questa. Questa qui, se io la sostituissi qui dentro, quanto darebbe? Qui, alla fine. Se io prendo questo qui e la sostituissi qui dentro, dopo aver fatto questo calcolo qui, fino a qua, quanto verrebbe fuori? Esponenziale per polinomio di primo grado. Sì, quello è quello che mi aspetterei di trovare in generale, ma... perché quando sostituisco qui dentro troverò sempre un esponenziale per un polinomio di primo grado. Ma attenzione, noi abbiamo ricavato un'informazione. L'informazione qual è? È che la parte omogenea, ha questa forma qui. È C1 e C2, ci posso dare il valore che mi pare. Mentre A, B e C sono cose che sono univocamente determinate, C1 e C2 li posso prendere come mi pare, va bene? E allora, se tu prendi C1 uguale a 2 e C2 uguale a 3, che cosa trovi? Trovi che in questa qui è una particolare soluzione del problema omogeneo. E alla x per C1 più C2 e x è la forma della generica soluzione del problema omogeneo. Questa è la teoria. E allora questa qui è una soluzione del problema omogeneo. Quindi quando questa la sostituisco qui dentro, questo e questo mi darà 0. Sicuro? Va bene? Questo qui... sostituendo qui dentro da 0 senza fare nessun calcolo, perché la teoria ti dice se la soluzione omogenea ha questa forma e C1 e C2 non sono costanti come queste, costanti qui, hanno una natura diversa di queste, qui posso dare i valori che mi pare. Allora se ci dai esattamente questi, stai cercando, hai trovato una particolare soluzione al problema omogeneo. E quindi quando sostituisci qui dentro il problema omogeneo qual è? È quello che ti dà qui 0. Siccome ti dà 0 e non 24 è alla x, x quadro, quella non è una soluzione. E quindi questa roba qui non è soluzione. Poi, vediamo un po'. Guardiamo un attimo questa. Adesso cerchiamo intanto di individuare quelle che non possono essere sicuramente soluzioni. Questa qui, quando sostituisco qui dentro, non darà 0. Perché non darà 0? Perché questa qui non è una, non ha questa forma qua. Qui c'è un x alla quinta. Non dà questa forma qua. Potrà dare questo? Neanche. Perché non può dare questo? Perché se tu guardi, no? A, B e C io non li conosco, ma qui che grado massimo potrò ottenere? 4. Questo qua c'è un x alla quinta dentro, è impossibile che venga di quella forma lì, è impossibile. Quindi non occorre sostituire. Certo, lo puoi fare, puoi fare la verifica che tu puoi fare sostituendo, quella ce l'hai sempre come strada. Ma non bisogna farlo, capito? Perché i conti da fare sono paginate di roba. La teoria ti dice che questa cosa qui è inutile, perché se tu la sostituisci qui dentro, questa roba qui non farà mai questo. Bene? Quindi anche questa non è soluzione. Bene? Poi, adesso guardiamo, ce ne sono rimaste queste due qua. Va bene? Allora, diamo un'occhiata prima a questa parte qui. Allora, questa qui è alla x per x alla quarta meno x per e alla x. Va bene? Linearità, queste sono tutte soluzioni, sono problemi lineari. Va bene? Allora, se tu vuoi verificare che questa è soluzione, va bene? Allora, mettiamo che adesso a questo punto tu devi sostituire, perché queste forme qui sono tutte compatibili con questo qua, no? Questo c'è un x alla quarta, questo anche x alla quarta, potrebbero essere entrambe, entrambe diciamo rientrano in questa forma qua. Sono rimaste solo quelle due, adesso bisogna distinguere tra quelle due. Come facciamo a semplificare i conti? Vogliamo sostituire? Meglio sostituire la roba più semplice possibile. Non occorre sostituire tutto. Perché? Perché questa qui, se tu sostituisci questa parte qui, siccome è lineare, potresti sostituire questo, e poi sostituire questa e fare la somma dei risultati qua alla fine, perché è 0. Questa ti dà 0, quindi non occorre sostituire tutto questo, basta sostituire solo questa parte qua. Se tu sostituisci questa parte qua e vedi che vale questo,
Allora quella è una soluzione. Questa parte qui non occorre che la sostituisci, perché sicuramente il risultato sarà 0. E anche qui abbiamo una semplificazione che possiamo fare. Questo è 2 e alla x per x alla quarta più 3 e alla x. Anche qui, invece di sostituire tutto, che è complicato, basta sostituire solo questo, va bene, solo quello. Perché? Perché 3 per e alla x, quando lo sostituisci, farà sicuramente 0. Farà sicuramente 0, perché 3 e alla x è ancora una cosa di questo tipo. Quindi alla fine, il risultato lo potete ottenere molto semplicemente sostituendo solo questo. Voi sostituite solo questo e vedete se vale l'uguaglianza. Questa qui, per controllare se vale questa, guardate un po' che collegamento c'è, è solamente moltiplicata per 2. E quando sostituirete questo, troverete il doppio del risultato che avete ottenuto prima. Quindi alla fine di conti effettivamente da fare, c'è solo da sostituire questa parte qua. Lo sostituite, se vi vale l'uguaglianza, bene, quella è la soluzione. Se no, dovreste sostituire questo, ma questo, quando lo sostituisci, se tu hai capito che questo è un problema lineare, ti verrà il doppio del risultato di prima. Va bene? E quindi vedi quali dei due viene fuori. Quale dei due viene fuori? La verifica, non ci voglio di farla. E che cosa dice qui? Che la... Ecco, ovviamente... Ovviamente era l'ultima quella giusta, va bene? Anche qui bisogna... usare un po' di astuzia. Quindi sostituendo poi alla fine quella, la soluzione è questa. E questo era l'esercizio 16, ancora il 13. Ah. Allora, un altro esempio di equazione differenziale lineare. Allora, qui chiede l'asintoto. L'asintoto a y di x per x che tende a più. Allora, dobbiamo trovare la soluzione. Allora, qui il primo problema qual è? È che uno dalla teoria sa già che questo problema qui ha infinite soluzioni, va bene? Ha infinite soluzioni. Perché? Perché ci sarà la parte omogenea che dipende da quelle costanti. Se tu non aggiungi altre condizioni, quelle rimangono indeterminate e la soluzione non è unica, ma dipende dal numero di coefficienti che ci sono. Siccome è il secondo ordine, ci saranno due coefficienti variabili. Quindi qui le soluzioni di questo problema sono infinite. Quindi il fatto che ti chieda l'asintoto, una delle risposte potrebbe essere anche indeterminata, perché se tu devi cercare l'asintoto e qui ci sono infinite soluzioni e magari due soluzioni hanno due asintoti diversi, vuol dire che il problema è indeterminato. Tu mi stai chiedendo una cosa che, diciamo, cioè la risposta sarà effettivamente una retta se l'asintoto c'è ed è lo stesso per tutte le soluzioni del problema. Se ci sono due soluzioni che hanno asintoti diversi, questa risposta non è indeterminata. Va bene, indeterminata vuol dire che ci sono troppe soluzioni. Vabbè, allora, prima di porci a ulteriori problemi, vediamo un po' qui che cosa succede. Allora, polinomio caratteristico, z quadro più 6z più 9, anche questo è un quadrato perfetto, z più 3 al quadrato. E quindi qui la parte omogenea ha soluzioni, c'è un e alla meno 3x per c1 più c2x, va bene? Già quando scriviamo la parte omogenea arrivano delle buone notizie. Perché? Perché adesso qui dovrò ancora aggiungere la parte particolare, ma siccome io devo poi fare l'asintoto, e quindi devo vedere cosa succede per x che tende a più infinito, quando x tenderà a più infinito questa parte qui andrà a 0, va bene? Andrà a 0, quindi
tutta questa indeterminazione non ci sarà, perché tutte le soluzioni avranno un asintoto, sarà lo stesso per tutti, perché questa roba qui va a zero, va bene? Va a zero per tutti quanti. Vediamo la parte particolare, la soluzione particolare. Allora, qui il numero da associare è 0. 0 non è una soluzione, non è una soluzione, quindi qui che cosa mi aspetto? Mi aspetto un polinomio generico dello stesso grado di questo, cioè di grado 1. Guarda caso, un polinomio generico di grado 1, che cosa sarà mai questo? Questo sarà automaticamente l'asintoto. Perché? Non occorre anche lì ricordarsi, devo fare x di x diviso x, poi per calcolare m, eccetera. Là, il concetto di asintoto qual è? Hai una funzione, bene, che differisce da una funzione lineare per una cosa che tende a zero. E allora quella cosa lineare è l'asintoto, va bene? È l'asintoto. L'asintoto è la funzione meno l'asintoto deve essere una cosa che tende a zero. Allora qui avete la funzione meno una cosa che tende a zero, va bene? È una funzione lineare. Questa sarà l'asintoto. Va bene, allora, quindi, che cosa abbiamo già ottenuto solo impostando la soluzione generale, dove i conti sono praticamente nulli, va bene? È che questa cosa qui ha infinite soluzioni, è che le costanti non influiranno sul calcolo dell'asintoto, perché questa parte qui scomparirà. Poi qui è rimasta una parte lineare che, voglio dire, sarà proprio l'asintoto per x che tende a più infinito. Quindi la domanda chiede l'asintoto per x che tende a più infinito vuol dire trova a x più b, vuol dire trova questo. Allora, per trovare questo un po' di fatica bisogna fare, bisogna prendere, adesso ci serve sia a che b. Dobbiamo trovare a x più b, sostituire qui dentro e vedere quanto vale l'uguaglianza. Allora, proviamo a sostituire, e quindi cosa avviene? Allora, devo fare la derivata seconda di un polinomio di primo grado, verrà 0. I conti minimi. Poi, più 6 volte la derivata prima di ax più b, che è a, 6a, più 9 volte, qui bisogna metterci tutto quanto, ax più b. Questo qui deve essere uguale a 27x, bene? Bene, allora, guardate, qui viene 9ax più 6a più 9b uguale a 27x. Cosa scrivo? 9b, 6, 9b. Allora, insomma, a è uguale a 3, a è uguale a 3, e b uguale a meno 2, senza fare tanti conti, è un sistema triangolare, perché dovete avere prima, avete prima 9a uguale a 27 che vi dà 3, poi 6 per 3 18, meno 2. Bene, allora, quindi vuol dire che, vedete, quindi qui le costanti si possono determinare, sono 3x meno 2, e 3x meno 2 è anche l'asintoto. Se volete fare tutti i passaggi, dovrete fare y diviso x e vi verrà questo va a 0, questo tende a 3 e questo va a 0. Poi dovrete fare y di x meno mx e troverete anche q. Ma se voi osservate che y di x è una funzione che tende a 0 più infinito più una parte lineare e mi dite che questa parte lineare è direttamente l'asintoto, benissimo, mi risparmiate a me tempo di correggere e poi vi beccate subito quello risultato che meritate. Quindi 3x meno 2. Questo è l'asintoto. Va bene? L'asintoto richiesto è questo qua, 3x meno 2. Va bene. Allora, direi basta così. Rimango un po' qui per rispondere alle vostre domande.